Dove siete? Partigiani di tutte le valli. Dove siete? Partigiani di tutte le valli. Tarzan, Riccio, Sparviero, Saetta, Ulisse, Tom. In piedi, vecchi, per noi non c'è congedo. Ritroviamoci. Ritorniamo in montagna. Lenti, ansanti, con le ginocchia legate. Con molti inverni nel filo della schiena. Il pendio del sentiero ci sarà duro. Ci sarà duro il giaciglio. Duro il pane. Ci guarderemo senza riconoscerci, diffidenti l'uno dell'altro. Ritroviamoci. Querubi, torniamo in montagna. Ombrosi. Come allora staremo di sentinella perché nell'alba non ci sorprenda il nemico. Il nemico. Qual è il nemico? Quale nemico? Ognuno è nemico di ognuno, spaccato ognuno dalla sua propria frontiera, la mano destra nemica della mano sinistra. Dove siete? Partigiani di tutte le valli. In piedi, vecchi! In piedi. Nemici di voi stessi. La nostra guerra non è mai finita. Mi chiamo Mario Rovinetti, sono nato a Villanova di Castenaso perché mio padre viene da quelle parti. Poi quando mio padre, lavorando nella cooperativa metalmeccanica di Castenaso, andato al potere il fascismo, non poteva più, era aggredito, aveva una vita molto difficile, allora lasciò il paese e venne qui a Marzabotto perché mia madre era stata allevata qui a Marzabotto, quindi venne qui e qui cominciò a fare l'artigiano. Dopo ha dovuto arrangiarsi un po' come poteva perché dovette chiudere perché ero oberato di tasse in maniera che allora erano protette gli artigiani fascisti di ideologia fascista, mentre chi faceva poi facevano le spese quegli artigiani che col fascismo non avevano nulla da spartire. Ero a Marzabotto, quindi crescevo a Marzabotto, perciò piano piano diventavo un ragazzino, cominciai ad andare a scuola. A scuola la maestra, quando parlava del Duce, il Duce ha detto, il Duce era il capo
estremo della nazione italiana, quindi parlando del Duce si parlava quello che guidava tutti i destini del popolo italiano. E io li riportavo a casa, il maestro ha detto, e mio padre alle volte, delle volte si stizziva, mi ricordo una volta che dice, beh adesso tu, beh, la maestra ti ha detto questo, però quando ti ha parlato della guerra, i confini, il mare nostro, l'impero, ma quando poi il Duce ti manderà a morire sui fronti, te ne accorgerai allora se avevo ragione io o se hanno ragione le maestre. E così che vivevo fra la pressione della scuola, anche perché si avvicinava anche la preparazione di guerra, quindi il fascismo aveva bisogno di propaganda. Allora anche nelle scuole era la prima cultura che si faceva, doveva essere una cultura fascista. La propaganda fascista, già che era una propaganda in cui era già preparato anche la giornata che doveva incominciare la guerra d'Etiopia, era già stato deliberato che il giorno che l'esercito italiano avrebbe attaccato l'Etiopia, le campane suonavano a festa. E allora un soldato, non mi ricordo, sentì suonare le campane. Allora corsi da mia madre, mamma, suonano le campane, è scoppiata la guerra. E mia madre che si mise a piangere, io rimasi un po'. Per me, anche se la guerra non la volevo proprio, però mi sembrava un avvenimento normale. Invece lei sapeva che la guerra porta disastro, fame, miseria, e sì, la vidi piangere. E questo mi portò anche a fare certi ragionamenti. Così passò la guerra da vicino, poi durante la guerra di Spagna, alla sera, continuavano, erano chiamate le veglie, andiamo a veglia in casa di Tizio, andiamo a veglia in casa dell'altro. Erano veglie in cui era il divertimento di questi paesi, in cui gli antifascisti naturalmente facevano una veglia a parte, erano gli amici più intimi, e nei discorsi di tutto quello che succedeva durante la giornata, anche nel lavoro, si cadeva poi per forza di cose nelle questioni politiche. Così con la guerra di Spagna si cominciò a parlare più di antifascismo, parlare di più anche del Partito Comunista, perché si sapeva che anche qui in Italia se si parlava di comunisti. Anche i fascisti erano costretti a parlare di comunisti, perché poi il partito fino a un certo punto, che è stato presente nel territorio e nelle officine, è stato il Partito Comunista, perché gli altri partiti non vedevano l'utilità di una lotta sul luogo, perché vedevano solo il sacrificio di arresti da parte dell'Ovra e della Polizia di Stato. Mentre il Partito Comunista Italiano scelse la via di continuare la lotta di partito in Italia, e questo poi ha dato
il vantaggio, perché nella lotta partigiana le brigate più numerose e più combattive sono state le brigate garibaldi, le brigate comuniste. E lì piano piano, maturando gli avvenimenti nella guerra civile di Spagna, poi le chiamate alle armi, quindi dovevi partire, si maturava in me un senso di ribellione proprio, cominciava a maturare la possibilità di ribellarsi contro il fascismo. Poi scoppiata la guerra, le grandi vittorie lampo che avevano messo sul piatto della propaganda non c'erano. Poi le vittorie di allora, si sapeva la battaglia di Stalingrado, si sapeva quando i tedeschi furono sconfitti, già si sapeva che quella era la sconfitta, l'inizio della sconfitta assoluta, definitiva della Rima. Questo incoraggiava, portava, aiutava, ecco, l'uno e l'altro aiutava la coscienza antifascista e la coscienza di ribellione. Al punto che nel marzo del 1943, in piena auge fascista, sotto il mirino della milizia fascista armata, gli operai scesero in sciopero. 100 operai in ogni officina aspettano il suono della sirena. Rimbomba la fabbrica di macchine e motori, più forte il silenzio di mille lavoratori. E il 25 luglio ci fu la condanna di Mussolini, il crollo di Mussolini e l'esercito italiano, invece di prendere posizione contro i tedeschi, si sbandò. Spararono anche contro la popolazione, perché la popolazione voleva la fine della guerra. E questo per i fabbricanti di cannoni, per la salvezza della Casa Savoia, per il potere capitalista che dietro le quinte dovevano essere ancora loro a dominare e guidare i destini della nazione, non gli andava bene che il popolo diventasse protagonista dell'avvenire della politica italiana. E quindi qui un certo contrasto. E il contrasto per salvare il salvabile loro portò poi il disfacimento dell'8 settembre. All'8 settembre, dopo l'8 settembre, dove per volere dei tedeschi fu fondata la Repubblica Sociale Italiana, e sotto la Repubblica Sociale Italiana furono chiamate alle armi di nuovo i giovani. Allora, a quel momento la gioventù doveva scegliere o andare nelle formazioni partigiane che stavano costituendosi, o andare con la Repubblica di Salò. La stragrande maggioranza scelse di andare con i partigiani, anche perché del fascismo ne avevano avuto abbastanza. Avevano visto che era una guerra sbagliata e non condotta bene. Quindi il senso di ribellione, di farla finita con questa guerra che ormai era diventata estremamente impopolare, portò i giovani a scegliere la montagna. Dalle belle città date al nemico, fuggimmo di su per l'aride montagne, cercando libertà fra rupe e rupe, contro la schiavitù del sol tradito. Dopo la
l'8 settembre io fui facilitato a prendere contatto con questi antifascisti, che generalmente noi abbiamo avuto contatti, chi ci ha promossi, indirizzati per formare un dei gruppi GAP, è stato il Comitato di Liberazione, che già si cominciava a formarsi, di Sasso Marconi. Allora, avendo contatto con loro, cominciai a organizzare questi gruppi, prima attraverso a degli amici più intimi, poi allargarsi, fin tanto che nacque un, lo chiamavamo, era chiamato battaglione, che quella era proprio collegata al Comitato di Liberazione Nazionale e in particolar modo col Movimento Comunista. Quindi qui abbiamo avuto la Stella Rossa che dominava, dove poi c'è stato l'epilogo dell'ecidio, e poi c'eravamo noi come gappisti che lavoravamo nelle valli. E lì cominciamo con divulgare dei volantini e poi cominciamo a guerrigliare, ecco. Ecco, gli anni inizialmente c'era chi era venuto a casa magari col moschetto, poi c'era chi all'inizio proprio aveva sulle spalle la doppietta da caccia, poi c'erano i lanci degli angloamericani. Anche qui gli lanci, noi per esempio, io sono di quello che ho avuto un bombardamento dagli alleati e sapevano che eravamo partigiani. Passò una formazione, noi parlavamo di inglesi, potevano essere anche americani, come una formazione che non era la Bulgarelli fascista, non erano tedeschi. Noi col fazzoletto rosso, in giro, giù bombe. Quando vedevano rosso, diventavano dei tori, ecco. Quindi anche i lanci, era più facile che avesse un lancio, una brigata democristiana, una brigata delle Fiamme Verdi, che nelle brigate Garibaldi. Quindi noi avevamo un esercito tedesco che ci combatteva, garibaldini, dall'altra parte non è che gli angloamericani ci facessero, ci incoraggiassero, se potevano delle cannonate addosso ce li ha. È una realtà storica che l'abbiamo vissuta. Il partigiano ne ha nessuna e sta sui monti a guerreggiare. Ci sono stati dei casi di gappisti che dovevano far fuori un fascista e sono tornati a casa senza averlo fatto fuori, perché la prima volta che spari a una persona c'è un qualcosa dentro di te di ribellione, anche se è un avversario fascista che lui ti combatte con le armi. Poi c'è anche più paura, perché quando sei in mezzo a un combattimento la prima volta la paura ti lavora di più, certo, intorno a te. La paura, io non credo che ci siano degli uomini, degli eroi senza paura. La paura penso che l'abbiamo tutti. Bisogna saper vincere la paura. Bisogna mettere in condizioni in cui la paura tu la devi vincere, perché è necessario che vincere questa paura, perché altrimenti vieni
colpito e perdi la partita. Siamo i ribelli della montagna, viviamo di stenti e di patimenti, ma quella legge che ci accompagna sarà la fede dell'avvenire. Marzabotto ha una posizione geografica, importanza militare allora. Era a ridosso della linea gotica, dove i tedeschi avevano fatto una linea gotica, una linea di difesa, quindi che avevano bisogno di un territorio libero, di un territorio senza truppe partigiane né gruppi partigiani e nemmeno della popolazione civile, perché sapevano che qui la popolazione civile, come del resto ovunque dove c'era il movimento partigiano, collaboravano con i partigiani. Quindi bisognava fare tavola rasa, terra bruciata, per avere più possibilità di manovra sulla linea gotica. Qui la Brigata Cellulosa, che forse aspettava anche lei, o cercava o aspettava il momento che ormai era, si vedeva la liberazione, fu sorpresa. Fu sorpresa, ci fu un attacco preparato, studiato, militarmente studiato dalle truppe delle SS, e fu, essendo colpito così di sorpresa, fu facile i tedeschi incunearsi e farli in breve tempo, dopo brevi combattimenti, la Stella Rossa fu praticamente persa la battaglia. A quel momento i tedeschi ebbero via libera per lo sgombro del territorio, e come si diceva prima, la fucilazione in massa era il metodo meno costoso e più sbrigativo, e cominciò qui la strage, la grande strage, che chi veniva incontrato veniva fucilato. Combatte il partigiano, la sua dura battaglia, tedeschi e fascisti fuori di casa, tedeschi e fascisti per sempre fuori di casa. Ridiamo a tutta forza, pietà è morta, ridiamo a tutta forza. Io sapevo che mio padre gli era segnato, perché aveva avuto durante il fascismo delle noie. Sapevo che era nel mirino dei fascisti. Allora, scoppiata la guerra partigiana, mio padre correva il pericolo di entrare, essere cercato di entrare in una qualche rappresaglia, in una vendetta fascista. Infatti, con l'uccisione del commissario prefettizio qui a Marzabotto da parte dei partigiani, fu tra quelli cercati. Fu trovato, preso, insieme a un altro antifascista di vecchia data. Loro furono presi, caricati su un automezzo, furono scorazzati avanti e indietro per il paese, poi un dato momento si fermarono davanti a casa nostra, poi furono fatti scendere mio padre e l'altro antifascista. E questi invece furono veramente fucilati. E io ero nella parte di Sperticano, oltre il fiume, sentii la raffica, e fu per me un presentimento.
Infatti dopo un giorno o due ci trovammo in casa di un contadino, nel pattugliamento, andammo in casa di un contadino, allora lì chiedemmo informazione cos'era successo dopo l'uccisione del reggente. E lui dice hanno fucilato due, tra cui Rovinetti, in dialetto Rovinatti. Allora io ero lì che avevo in mano un piatto con due uova fritte, mi cadde il piatto lì, brutalmente così imparai la morte di mio padre. Del resto poi erano cominciato la catena degli eccidi a Mazzabotto, delle fagiali a Mazzabotto, perché questo venne, che era già il 22 agosto del 44, quindi c'erano stati altre fucilazioni, altre rappresaglie, quindi le famiglie venivano tutte a imparare brutalmente in quelle condizioni. L'inverno ha sepolto la loro memoria, lasciando soltanto pietà. E adesso una vita è una faccia ingiallita, è solo una fotografia. La morte non vale nemmeno il giornale che leggi e che poi butti via. Ecco, le strage più consistenti l'abbiamo. La più grossa è Casaglia, dove la popolazione, ormai in maggioranza donne e bambine, si erano rifugiati in chiesa. Vedevano la chiesa la possibilità di essere più tranquilli. Ecco. Invece i tedeschi entrarono in chiesa, una rapica al prete che era sulla predella della chiesa, dell'altare, e poi furono fatti uscire dalla chiesa e fatti inviare verso il cimitero, che c'era a 100 metri di distanza. Sembrava perfino che questi poveretti assistessero, facessero il proprio funerale. Quando arrivarono al cimitero furono stipati dentro il cimitero una mitragliatrice su un cancello e lì furono segnati completamente. Una bambina che scampò all'eccidio prima di allontanarsi cercò di prendere in braccio la sorellina morta insieme alla madre, portare con sé la sorellina. Insomma, c'erano dei fatti umani che anche con la grande paura, col grande terrore delle fucilazioni, rimaneva il senso di amore della famiglia. Allora finalmente è finita questa guerra, una delle guerre, diciamo, la più terribile guerra moderna, e aspettavamo proprio la liberazione perché cambiasse un po' la situazione. Quindi pensavamo un dopoguerra che venisse cambiato tutto,
che il movimento socialista della resistenza andasse a potere, che sorgesse una nazione socialista, o perlomeno attorno all'ideale del socialismo. E invece ci accorgemmo che era il contrario, che nulla cambiava. Perché? Perché da dittatura fascista era sorto una democrazia. Per noi era una democrazia malata, ecco. Allora, con la nostra poca cultura politica, vedemmo che bisognava continuare a lottare. Prima si lottava contro i tedeschi, adesso lottiamo contro tutti qui, perché noi non è quello che noi aspettavamo. Gli stolti gonfiavano il petto, parlavano di libertà, democrazia qui da noi, mangiando i frutti di razzi e saccheggi. Non c'è nessun dopoguerra, non c'è nessun dopoguerra. E cominciamo e continuammo in una certa maniera la caccia al fascista, eccetera, e fin tanto poi che siamo andati a finire in galera. Però prima di andare in galera qualcosa abbiamo fatto, abbiamo perfino presidiato un paese per rastrellare, abbiamo mobilizzato un paese con i carabinieri, eccetera, una cosa inutile perché era una lotta destinata, poi magari politicamente anche dannosa, perché poi l'attacco ai comunisti, al Partito Comunista, dava possibilità alla borghesia di indicare i comunisti, ecco cosa fanno i comunisti, che invece il Partito Comunista non ne aveva proprio colpa, era un'iniziativa nostra perché non era quello che noi aspettavamo. È chiaro che vedevamo solo risolvere la questione con l'arma in mano, che invece dopo la liberazione il modo di lotta era cambiato. Allora capì che era una strada, diciamo così, sbagliata, ecco. Però ci eravamo spinti in una maniera, già in una certa maniera, che fermarci non contava nulla. Allora decidemmo che se dovevamo soccombere, era meglio soccombere in piedi che né moralmente in ginocchio. Io ho fatto 8 anni di carcere. Noi abbiamo avuto il processo dopo il 48. Aspettavano, perché il 48 non si sapeva, nel 1948 c'erano le elezioni politiche. Allora lì se vinceva il fronte popolare, per noi andava in una certa maniera. Ha vinto invece la democrazia cristiana, per noi è andata in un'altra maniera. Io ho avuto 2 processi, ho avuto il processo per i fatti di Gaggio Montano, il paese che ho detto che abbiamo presidiato una notte. E lì io ho presi 28 anni. Poi abbiamo l'uccisione di un fascista, costui fu fatto fuori da noi, era, secondo il resto del Carlino, era perché poi era un giudice di pace, ma io teniamo conto che il giudice di pace in tempo del fascismo era un fascista, non si scappava, ecco, era. E il procuratore generale
ordinò la scarcerazione perché era un fatto di guerra, perché entrava dentro all'amnistia cosiddetta di Togliatti, l'amnistia della forza di inerzia, ecco, che una guerra non si può fermare in inizio fatto. Mentre la sezione istruttoria dice no, non è un'azione di guerra perché non lo colpimmo perché era un fascista, ma lo colpimmo perché aveva tre poteri, era un padrone. Quindi c'era l'odio di classe, quindi omicidio per odio di classe, non omicidio contro il fascismo, contro il fascista. E lì si diedero, anche lì presi 24-25 anni, sommati. Ma mi hanno preso per un pappagallo. Solo che venne fuori dunque un'amnistia che dava ai fatti politici 10 anni, poi ne fu un'altra che mi dava un terzo della pena, quindi 30 anni erano 10 anni in quella, poi insomma l'ultima amnistia fu quella del 54, quando ci fu la sconfitta della legge truffa. Allora venne fuori una disposizione in cui i combattenti politici della resistenza gli veniva dato un'amnistia, solo che anche lì dovetti fare una istanza alla magistratura perché non mi volevano mandare fuori, perché dicevano che il mio non era un fatto politico. Allora fai istanza perché eccetera eccetera, e così poi dopo 15-20 giorni fu poi scarcerato, ero a Firenze, e allora là in questura, perché davano loro il via libera, allora quando fui in questura, credo che fosse un commissario, mi cominciò a fare la testa, adesso che vai un po' fuori, dico, a me, ma fate prima la paternale a chi ha ucciso mio padre, poi accetto la paternale, perché io credo di non aver fatto chissà che cosa, io fino a 20 anni ho lavorato, quindi non sono un delinquente, sono uno che si è trovato in mezzo a una guerra e su questa guerra ha fatto una scelta. Sì, è vero, la guerra sconvolge coscienze e pensieri dell'uomo, ma lei la mette come vuole, ma non mi venga qui a dire che cosa devo fare quando sono fuori. Tutti i calpianti chi possen servir ad Eraclom la respir calposa camper sentan ancora una volta liber dal sospetto che il vento iuse mi posen purché lontana al paroli e la verità da sappia in giro e clom la leste un dieve sol britellesco. Io oggi ho 82 anni compiuti, però continuo a lottare perché sono convinto che la società socialista, prima o poi, anche se io non lo posso vedere, probabilmente non lo potrò vedere, però sono convinto che la società nuova sopprimerà questa vecchia società che ormai ha fatto il suo tempo. Io credo nella dottrina leninista, io credo nel socialismo, lo dicevo prima, la società socialista verrà, quindi questa mia convinzione mi dà la forza di continuare. Però oggi sento dei discorsi anche a sinistra
che sono discorsi che a me personalmente non mi stanno bene. Come si può dire che i Gramsci, i Togliatti, Lenin, eccetera, non sono solo morti fisicamente ma anche politicamente? Ma è una cosa sproporzionata, perché le opere politiche ci sono. La strategia politica c'è, ed è quella strategia che ha fatto le grandi rivoluzioni del Novecento, ma quando mi vogliono venire a dipingere il Novecento come il secolo dell'orrore, io dico il Novecento è stato il secolo delle grandi vittorie, delle grandi lotte politiche e delle grandi conquiste politiche. Il comunista non è violento per natura, non è violento per natura. Però quando il popolo non ne può più, quando il popolo si ribella e scende in piazza e affronta la polizia, l'avversario, anche con dei mezzi drastici come può essere le armi, in quel momento il comunista deve mettersi alla testa della rivoluzione, dell'insurrezione. Quindi noi non facciamo un mito della violenza. Ma quando andiamo in piazza e siamo violenti, perché sono stati prima violenti gli altri? Perché se noi diciamo, se uno ti dà uno schiaffo, tu devi porre l'altra guancia. No, io l'altra guancia non glielo pongo, perché l'altro schiaffo fa male. Quindi non è una questione non violento. Possiamo bendare queste frasi. Diciamo dalla parte della giustizia e dalla parte, il comunista deve essere dalla parte della giustizia, dalla parte del popolo, e per difendere il popolo, in quel momento, se il popolo si impone con violenza, noi siamo col popolo. Viva l'Italia, l'Italia del 12 dicembre, l'Italia con le bandiere, l'Italia nuda come sempre, l'Italia con gli occhi aperti nella notte triste. Viva l'Italia, l'Italia che resiste.